con la mia 183esima poesia, ha come titolo. Sono poeta, buongiorno. Buonasera. Tutto bene? Abbastanza. Questa cella è silenziosa, si può lavorare bene. Lei era un uomo fortunato. Perché? Perché si trova dove, la cella dove stava prima Michele Bellò. Ah, è un uomo silenzioso. Diciamo è un uomo che non fiata. Bene, approfitto della sua presenza per recitarle la mia ultima composizione in verso. Senta, mi dispiace, signor poeta. Vado di fretta che il commissario Ciambotti mi aspetta per una missione top segreta. Può sapere qual è la missione? Ma se poi lei mi dice la missione, io poi posso dirle una mia poesia. Affare fatto. La missione top segreta è sull'incendio del teatro Petruzzelli, però siamo sulle strade buone. Stiamo trovando i colpevoli. Vabbè, ma io me ne frego. Da un uomo di cultura come lei questa risposta non l'aspettavo. Guardi, con me non parli di cultura. Come disse Plastic Bertrand Russell, quando sento parlare di cultura, io metto mano alla pistola. E io quando sento di parlare le sue poesie, tocca ferro. Bene, allora adesso le dirò la poesia che si merita. È necessario? Per piacere. La dica pure. La poesia per titolo La morte delle cose. Quel teatro, come un'auto, era secco di benzina. È per questo che qualcuno ci ha buttato la lattina. Finita. Questi versi mi hanno stupito, perché pensavo che nella vita mia ne avesse ascoltato peggio di questa poesia, ma questo li ha battuti tutti. Sicuri? Sicuri lei. Arrivederci, tenuto. Guardi che lei sta più freccato di me, brigadiere! Bene, la 184esima poesia. Sarago! Giuda! Brigadiere! Venga, commissario! Oh! Mezzo, io quello voglio sapere. Perché ogni volta questo ritardo? Perché anche oggi questo ritardo? Commissario, lei perché sta nella sede di sangue e latte? Di sangue e latte? Dov'è? Ho sbagliato la scenografia. Ho sbagliato la scenografia. Tu non sbagli mai. Quasi mai, signor commissario. Quasi mai. Voglio proprio vedere. Altro che, come chi ha detto che tu sbagli una cosa di continuamente che sbaglio. Chi è? Ecco la scenografia. Io non lo so se ogni volta che... Mo, mi tocca fare pure che metto a posto la scenografia. Che cos'è? Andrà su di qui, che ognuno fa quello che vuole lui. Avanti. Vedete che ti faccio sbagliare? Vedete che sbaglio anche oggi? Se lo dice lei, signor commissario. Allora. Che cosa si mangia oggi? Insalata verde condita con olio e limone. Ecco, hai visto? Hai sbagliato un'altra volta. Ma questo, signor commissario, serve per mantenersi leggero. Sì, io con questa leggerezza, io fra poco prendo il volo, prendo. Sto commissario, la prossima volta state che non perde sua moglie. Sì. Beh, senta, per piacere, guarda, lasciamo stare questo parte. Adesso io sto per affidarti una missione molto importante. Va bene, così almeno per un po' di tempo ti perdo di vista e sto più tranquillo. Anche io sarò più contento, signor commissario, e non vederla. Ancora? Questa è una missione top secret. Non lo deve sapere nessuno. L'hai detta qualcuno? Signor commissario, l'ho detto soltanto a mia moglie e ai parenti più stretti. Sì. Anzi, l'ho detto pure al poeta Mino Pausi. L'hai detto? E a Paolo Fraiese del TG1, l'hai detto? Signor commissario, con Paolo Fraiese non lo frequento tanto. Ah, ho capito, perché se no l'avresti detto anche a lui, scusa. Questo è un fatto che non lo deve sapere nessuno. Tu ti devi incontrare con il più grande boss che noi abbiamo qua, Frank Paranza. Lo devi incontrare in un luogo nascosto. E come faccio a riconoscere, signor commissario? Tu appena arrivi sul posto, lo chiami con... Away! Dopodiché lui ti dirà tutto sul teatro Petruzzelli e tu prenderai nota. Sono un pochettino eccitato, commissario. Vai a casa e sfoga con tua moglie. Posso andare? Vai, mi raccomando. A proposito, aspetta, così porti un po' di... Aspetta, un po' di questi sponsor, così intanto ce li togliamo davanti noi. Vieni qua, tieni, la pasta granoro. Ecco, quando arrivi da Frank Paranza, dagli, se non vuoi parlare, dagli un po' di quest'altro, però non tutti insieme, così parla e fagli dire tu, torturalo. Pasta granoro, caffè salca, olio dentamaro, bottiglie tu. E quell'altro. Questa è sempre pasta granoro. Grazie. Poi, se eventualmente porti usai, e anche il Mobilificio Europa. Quando proprio vedi che non ce la fai più, digli, Mobilificio Europa, vedrai che parlerà. Allora vado? Allora vai, senti, quando proprio ti vedi perso, che vedi che lui non può parlare, digli che lo scrivi alla scuola di recupero Cronos.
Così vedrà che parlerà. Vieni, commissario, buonasera. Intruppi al mestiere. La comando, zozzo. Avanti. Passella. Alice. Che è successo? Sono venuta a trovarti perché ho da dirti una cosa molto importante. Ma prego, accomodati, sorella mia. Che è? Il problema è che mi vergogno un po'. Ma dai, ma non ti preoccupare, sfogati con tua sorella. Che hai combinato? Forse ti sei abbonata alla Gazzetta? Hai conosciuto Tony Brescia? Stimi Materazzi? Cosa, Alice? Cosa? Che è, Alice? Vedoti turbata! Che è successo, sorella mia? Rossella, mi sono innamorata del commissario Ciambotto. What? Che hai detto, Alice? Che altro è? Avanti! Scusate, è qui che devi trovare il boss Frank Paranza per l'incendio del Petruzzelli? Guardi, questa è casa mia, ha sbagliato. Si rivolga altrove. Dove? Bell'uomo, dall'altra scenografia deve andarne. Da piacere, che stiamo lavorando. Grazie, arrivederci. Arrivederci, lo diciamo noi. Vai, spallone in divisa, vai! Dove sente ti porto il vento? Sente cose. Torniamo a noi, sorella mia, dimmi. Rossella, io te lo dovevo dire. Ma che mi dovevi dire? Vergognati! Lo sapevi? Che sono io ad avere la cotta per Ciambotto. E poi, Alice, lascia che ti parli chiaramente. Quell'uomo ha troppa classe per te. Tu sei cozzala! Sì, Alice, tu sei cozzala, sino al profondo del tuo cuore. Se dovessero farti le analisi, dal DNA risulta che sei cozzala. Tu dovresti condurre a grisette. Ah, sì? Rossella, tu ti sei vista allo specchio un po'. Io mi meraviglio veramente come Raffaele Nigro non ti abbia chiamata a condurre il TG3 Regione. Bella bella parlare, capito? Non mischiamo la lana con la seta. E allora? Tu non hai forme, io sono tutte curve. Le vogliamo notare queste differenze? O no? Ma che non ti arrabbi? Mi arrabbio. Vergognati, sembri una scultura di Giacometti. Ma tu, quanto sei brutta. Il tuo quoziente erotico è uguale a quello di Rita Levi Montalcini. Ah, te l'ho detto, a te e la Montalcini. Ma te, Rita Levi Montalcini, parlate a Katia Ricciarelli di Sanicandro, parlate. Rossella, quell'uomo sarà mio, sarà. Sì, se sì. Tu non te ne vai, tra un po' sarà tu questo attacco. Sì. In fronte te lo do, hai capito? Sì. Cos'è? Hai lanciato la sfida, hai lanciato il guancio della sfida. Torna a ripeterti che ti lancio questo attacco se non schizzi via. E allora accetto volentieri, cara mia. Vinca il migliore o la migliore. La migliore, siamo donne, la migliore. Sì, la migliore. Vattene, vai, va. Vai a dare a ricampi, voi, cozzolo. Vai a dare a ricampi, cozzolo. Ci vediamo lunedì, Joshua. A me, Joshua, che non so neanche cosa vuol dire. Cozzola!